Salve a tutti e bentornati sul canale Datturi Salve. si mangia. Oggi siamo nella nostra prima tappa in Veneto e vogliamo presentarvi un primo molto gustoso che è il risotto con il radicchio e con una mantecatura di formaggio asiago. Quindi se vi interessa vedere come facciamo, aspettate e dopo la sigla vi mostriamo il procedimento. A dopo! Sigla. Ingrediente di oggi per fare questo risotto al radicchio e all'asiago. Allora, abbiamo riso cannaroni, radicchio di Treviso, mezza cipolla tritata, del burro, vino bianco per sfumare, del brodo vegetale, sale e pepe, olio evo e per la crema di formaggio abbiamo del latte e del formaggio asiago. Ci spostiamo ai fornelli. Per primo si va a biondire la nostra cipolla con un pochettino d'olio. Non appena si riscalda l'olio, inseriamo la cipolla. Parte del radicchio rimarrà a stufare fino in fondo e poi andremo a comporre la nostra cremina che inseriremo nel riso a termine della cottura. Mentre il risotto continua la sua cottura, noi spegniamo il fuoco dove abbiamo stufato il radicchio e andiamo a inserire in un bicchiere e con un mille Pilsner andiamo a frullare per formare la nostra cremina. Giriamo, facciamo sapere tutto, mettiamo a finestra. Con il nostro mille Pilsner andiamo a frullare il restante radicchio. La nostra crema è pronta, l'andremo a inserire 2 minuti prima della fine della cottura del risotto e mettiamo da parte. Il risotto
mancano 10 minuti alla sua cottura, andiamo a preparare la nostra crema di formaggio asiago. In un decamino andiamo ad aggiungere del latte. Facciamo riscaldare il nostro latte nel tegamino e poi andremo ad aggiungere il nostro asiago. Mi raccomando, il latte non deve raggiungere l'ebollizione. Il latte è caldo, andiamo a inserire il nostro asiago. Sempre a cottura moderata. La nostra crema è pronta, mettiamo da parte, aggiustiamo un po' di sale, un po' di pepe. Manca poco a terminare la cottura, andiamo a inserire la crema, il radicchio. Il riso è pronto, andiamo a mantecare col burro. Andiamo a impiattare. Andiamo a mettere la nostra crema . Abbiamo inserito la nostra crema, ora andiamo a decorare . Ecco signori il nostro piatto, bellissimo da vedere, bel piatto e buon appetito, ciao.